Buongiorno, buonasera a tutti. Mi presento, sono Giorgio Garzino e sarò il vostro correlatore in questo webinar. Mi occupo di formazione all'interno del catalogo Urmet per tutta la gamma di prodotti. Vi ringrazio di partecipare a questo webinar dedicato alla tecnologia IP e ai sistemi videocitofonici base impianto e villa, appunto IP. Vi voglio ringraziare per la fiducia e la preferenza che ci state accordando partecipando a questo evento che purtroppo dobbiamo replicare, tra virgolette, non dal vivo, nel senso non possiamo vederci vis-à-vis, ma dobbiamo organizzare questi eventi che vi ricordo che sono dal vivo. Prima di cominciare alcuna una serie di informazioni, per l'utilizzo corretto dell'applicativo, che sarebbe GoToWebinar, potrete anche inviarci delle domande, però dato l'alto numero di partecipanti. Vedo che si stanno man mano collegando, siamo già arrivati a poco meno di 300 persone, ok, quindi tanti, vi ringrazio. E potrete inviarci quindi delle domande, non possiamo rispondere di persona a tutti quanti, ma cercheremo di rispondere o durante il webinar dai colleghi del team, oppure risponderemo quanto prima, domani o dopodomani, quindi non vi preoccupate. Per chi ci segue poi oltretutto da PC potrà inviare le domande cliccando sull'icona in alto a destra sulla freccia e dalla sezione domande potranno inviarcele e gli risponderemo. Invece per chi ci segue da dispositivo mobile, tipo smartphone o tablet, basta cliccare sull'icona punto interrogativo e potrete anche formularci le domande. Durante tutto l'arco del webinar avrete anche la possibilità di scaricarvi della documentazione, quindi la presentazione più altre informazioni sui sistemi IP direttamente dalla sessione documenti o dalla sessione bollettino per chi a seconda di dove ci seguite. Perfetto, ultima informazione, durante anche il webinar formuleremo dei semplici sondaggi dove siete invitati a rispondere. Un sondaggio a risposta univoca, potete selezionare la risposta che ritenete più opportuna e la commentarmi insieme in modo per dare l'opportunità di vedere un attimino chi è collegato, cos'è maggiormente interessato. Perfetto, ultima segnalazione, poi veramente iniziamo. Dato l'alto numero di partecipanti e dal momento che questo webinar è dal vivo, se ci fossero problemi di disconnessione, ok, potrete ricollegarvi comodamente cliccando sul link che avete ricevuto nella promemoria all'interno della. Oltre a me ci accompagnerà in questo webinar un collega, Giulio Toro. Buongiorno Giulio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Giulio Toro, consulente tecnico commerciale per la zona di Catania. Buongiorno a tutti. Allora, Giorgio, io inizierei, se tu sei d'accordo, lanciando un primo sondaggio per vedere appunto la conoscenza del sistema Hypercom. Se sei d'accordo. Certamente. Ok. Allora, conosci il sistema Hypercom? Ok, quindi andiamo a selezionare soltanto una voce. Sì, lo conosco e lo uso. Sì, lo conosco, ma non lo uso. No, non lo conosco. Quindi andiamo a selezionare una risposta. Diamo un po' di tempo ai partecipanti di rispondere. Va bene, direi che possiamo chiudere il sondaggio. Vediamo le risposte. Ok, come vediamo il 9% lo conosce e lo usa già, il 21% lo conosce ma non lo usa, il 70% non lo conosce e non lo usa. Bene, d'accordo. Perfetto, grazie Giulio. A questo punto vediamo che la maggior parte di voi non ha ancora avuto modo di utilizzarlo, quindi sicuramente sarà un'occasione per conoscere il sistema, il mondo IP per quanto riguarda Urmet nella videocitofonia e capire quali sono le potenzialità, le possibilità di offerta che possiamo creare a seconda per le domande della nostra clientela. Hypercom è il nostro sistema IP, è il modo con cui noi rispondiamo alle crescenti esigenze di connessione della nostra clientela. È un sistema IP, quindi ogni dispositivo è collegato all'altro con un'unica tipologia di cavo, che è un cavo LAN, categoria 5, categoria 6, quindi un solo cavo su una sola tipologia per gestire tutto quanto il sistema. Può
qualunque tipo di dispositivo, che sia una pulsantiera, un apparecchio interno, uno switch di collegamento, tutto questo dispositivo richiederanno un'unica tipologia di cavo. Vedremo che il sistema Hypercom permette di integrare al suo interno vari tipi di tecnologie, permettendoci di a rispondere sia alle classiche esigenze di videocitofonia, ma anche di interagire con funzioni extra, tipo la necessità o la possibilità di inserire dei centralini di portineria, la possibilità magari di ingestire un impianto di antintrusione, controllo accessi, domotica, quindi vedremo che le possibilità sono veramente tante. Tutto ciò ci permette di cosa? Di realizzare dei sistemi evoluti, permettendoci in maniera veramente semplice di installare all'interno anche di reti IP, come vediamo nei 5 focus in basso, il nostro sistema, senza particolari connessioni, conoscenze del mondo IP. Ci permette di gestire un elevato numero di dispositivi, tra pulsantiere, posti interni, vedremo dei device, dei dispositivi che sono degli attuatori digitali che ci permettono di creare scenari, insomma, di rispondere a particolari esigenze. Ci permette anche poi che cosa? Di aggiungere, quindi di integrare che cosa? La sicurezza, quindi ciò che riguarda la videosorveglianza e ciò che riguarda l'antintrusione. Essendo un sistema connesso e molto evoluto, sicuramente deve prevedere al suo interno un indice, un livello di sicurezza molto evoluto. Abbiamo un doppio livello di sicurezza impostato, dove c'è, mediante una password amministratore e una password installatore, si riesce a gestire il sistema. Quindi sarà l'amministratore del complesso, dello stabile, ad autorizzare l'installatore a intervenire per eventuali manutenzioni. In più permette che cosa? Di integrare le funzioni connesse, evolute, e dare la possibilità all'utente di rispondere alle chiamate tipiche videocitofoniche anche quando non è in casa. Quindi sfruttare appieno che cosa? La tecnologia Colmi, che vedremo che non è, è una funzione tipica del sistema IP. Perfetto, quindi cos'è Hypercom? Innanzitutto il sistema IP, come dicevamo, quindi non viaggia su cavi tradizionali, quindi richiede un cablaggio strutturato, ma contrariamente a quello che verrebbe da pensare, non richiede particolari conoscenze IP. Si inserisce liberamente all'interno di reti già esistenti senza che cosa? Senza collegare o meglio modificare o configurare un router già esistente, quindi si adatta automaticamente, quindi non va in conflitto a livello di dispositivi con quelli già presenti. A livello di programmazione è estremamente versatile, quindi potrà essere programmato liberamente in laboratorio, quindi con il dispositivo semplicemente alimentato e poi lo porto sull'impianto, oppure mediante PC, oppure trasferire anche la programmazione da PC a impianto già collegato, insomma, versatilità. Tramite poi il monitor di sistema, che vedremo il monitor Max, ci permette di integrare con delle app già preinstallate anche altri sistemi sempre del mondo URMET, sistemi per quanto riguarda la videosorveglianza, l'antintrusione, quindi antifurti, fino ad arrivare allo smart home, permettendoci di cosa? Di gestire tutto ciò che riguarda IOTIS, sia a livello di app che a livello di trasmissione, quindi di hardware. Infine, ci permette appunto di avere un dispositivo in appartamento che può essere il nostro monitor, il nostro videocitofono, ma poter rispondere da remoto direttamente da smartphone tablet alle chiamate videofoniche. Per far ciò è sufficiente una connessione di condominio, quindi non siamo obbligati a connettere singolarmente ogni device, ogni dispositivo a un router, ma è sufficiente che uno switch di sistema sia collegato a un router con connessione dati e noi possiamo sfruttare tutte le potenzialità di ciò che Colmi ci permette di fare. Quindi si traduce in che cosa? In estrema flessibilità, permettendo di scalare da un sistema che può andare dal contesto residenziale alle ristrutturazioni, ma sia dal piccola villa, magari di prestigio, fino a complessi molto evoluti e con magari distanze anche molto importanti. Permette di attivare tutta una serie di servizi, di funzioni dedicate a seconda dell'utente, quindi a seconda della posizione dell'utente sarà in grado di aprire quel varco, chiamare quella persona a seconda personalizzato, quindi in maniera estremamente versatile.
Tutto ciò si traduce però che cosa? Tante funzioni, ma estrema semplicità. Quindi anche l'installatore, quindi voi, che la maggior parte della platea sicuramente si rivolge a un pubblico di installazioni, di installatori, permette un'installazione estremamente rapida, una programmazione, vedremo, veramente semplice, ma soprattutto una manutenzione molto, molto veloce. Anche la progettazione di un impianto non richiede particolari conoscenze, particolari difficoltà. Essendo tutti dispositivi connessi, è sufficiente collegare un dispositivo di impianto a uno switch e automaticamente sarà la programmazione che ne stabilisce le funzioni. Quindi, in qualunque tradotto, in qualunque posto ho una LAN libera, mi collego al dispositivo e sono già a posto. Oltretutto, la facilità, la semplicità si traduce evidente perché il layout grafico dei dispositivi interni, quindi sia del monitor, ma soprattutto anche di un tablet di programmazione o di un PC, hanno la stessa identica interfaccia grafica. Quindi la programmazione che io ho imparato a effettuare da un dispositivo la posso fare direttamente anche da un tablet o da un PC, in quanto l'interfaccia grafica è la stessa. Inoltre ci permette, rispetto magari a un impianto tradizionale, di sfruttare un'ampia scelta a livello di dispositivi. Vedremo che all'interno del sistema avremo la possibilità di scegliere tra vari tipi di pulsantiere a seconda delle necessità, vari tipi di utenze, ok, e un'ampia gamma quindi di dispositivi versatili, programmabili e quindi intelligenti. A livello di dispositivi di sistema vediamo che effettivamente ne abbiamo un bel po'. Sì, Giorgio, se sei d'accordo qui prenderei un attimino parola io. Certamente, assolutamente sì. Sì, allora, qui come possiamo vedere queste sono tutte le proposte che attualmente abbiamo in campo per il sistema Hypercom. Come possiamo vedere i posti esterni. La prima immagine vediamo che si tratta dell'Electra Steel, pulsantiera in acciaio monoblocco antivandalo. Andando avanti abbiamo l'Electra Glass, quindi anche questa qui pulsantiera monoblocco totalmente in vetro. Successivamente abbiamo l'Alfa nella versione alfanumerica, nella versione digitale video. Per passare poi alla Synthesis Steel nella versione bifamiliare, anche qui antivandalo. E infine nella versione monofamiliare la Micra 2. Questo per quanto riguarda i posti esterni. Come posti interni vediamo i due monitor, il Max e il Maxi Lite, entrambi monitor da 7 pollici touchscreen. E infine vediamo il miro audio viva voce, piccolo e veramente ergonomico. Per poi passare infine a tutta la serie di accessori. Come vediamo il primo accessorio si tratta di un'interfaccia ascensori. Successivamente abbiamo la decodifica relè, centralino di portineria, per poi passare alle telecamere IP e con cavo coassiale, interfaccia per sistema to voice. Questa interfaccia praticamente ci permette di andare a mixare i due impianti, quindi un impianto to voice e un impianto Hypercom. Tramite questa interfaccia riusciamo ad abbinare i due sistemi, a mixarli. Ed infine il server di diagnostica. Quindi questo è un po' tutto quello che stiamo proponendo, che propone Urmet per quanto riguarda i sistemi IP. Ok, Giorgio, io... Sì, ok, passo la parola a te. Perfetto, grazie, grazie. Quindi come avete visto, prego, con prego. Giulio, anche a livello di prodotti di sistema l'offerta è molto ampia. Parliamo un attimino di caratteristiche di questo sistema Hypercom. È un sistema innanzitutto che permette di arrivare, quindi estrema versatilità, fino a 1000 dispositivi IP, come 1000, quando si intendono dispositivi IP si intendono quindi pulsantiere, monitor, citofoni, centralino, quindi fino a 1000 dispositivi IP, ma che possono diventare fino a 4000 con il nuovo server che comunque è opzionale. Quindi nel caso io abbia esigente quindi espandere un sistema, un villaggio, insomma una struttura veramente ampia, aggiungendo il server posso soddisfare l'utente. Però il server, come dicevo, è opzionale, in realtà mi permette di semplicemente di espandere e aggiungere delle caratteristiche, non è obbligatorio, in quanto non è un dispositivo che fa la configurazione del sistema. Vedremo che può funzionare su reti già esistenti o anche su reti dedicate. Questo perché nel caso di reti già esistenti supporta il protocollo DHCP, quindi che gli assegna liberamente un indirizzo in autonomia compatibile con quello della rete che la ospita.
Nel caso invece di reti dove non c'è un server di HTTP, quindi un dispositivo che indirizza, gli assegna un indirizzo, loro automaticamente tutti i dispositivi di Hypercom in modalità link local connection, quindi senza nessun DHCP, si assegnano un indirizzo fra di loro univoco che gli permette di parlare. Questo quindi permette di realizzare veramente un impianto senza alcuna conoscenza di rete LAN e permette di, come vi dicevo prima, di assegnare le competenze, ossia cosa deve fare un dispositivo, automaticamente in base a che cosa? Alla posizione topologica del dispositivo stesso. Cosa significa? Che in base a dove collego il dispositivo, o meglio, in base a cosa voglio che faccia, gli assegno la programmazione. La posizione topologica è quella posizione che all'interno di un nostro grafico, come quello che vedete, gli assegna la funzione. In questo caso vediamo che una pulsantiera, quella nera esterna che è l'Electra Glass in vetro, è posizionata a livello di blocco, come vedremo, e quindi è una pulsantiera che automaticamente sarà in grado di chiamare ed essere interrogata da tutti i dispositivi presenti all'interno del blocco. Una pulsantiera, ad esempio, collegata al livello di colonna, sarà in grado di chiamare tutti i dispositivi della sua colonna, ma chiaramente non dovrà essere in grado di chiamare i dispositivi dell'altra colonna. Proseguendo, un dispositivo al piano, in questo caso vedremo un key reader, un lettore di chiavi, potrà essere utilizzato dai dispositivi di quel piano, quindi l'appartamento 1, 2, 3, 4, ma chiaramente non potrà essere utilizzato dagli altri appartamenti. Quindi la posizione topologica è semplicemente lo schema mentale che ci costruiamo per assegnargli le funzioni. Dal momento che un sistema IP possiamo sfruttare pienamente le caratteristiche peculiari dei sistemi IP, che è quindi in caso di aggiornamenti, di aggiunta di features, di caratteristiche, è sufficiente aggiornare il dispositivo per introdurre le nuove funzioni. Questo può essere fatto direttamente con un software chiamato Hyper Upgrade e che permette di espandere, tra virgolette, l'aggiornamento a tutti i dispositivi di sistema. Vedremo che supporta più modalità di configurazione guidata, quindi un wizard che guida, tra virgolette, alla composizione dell'impianto. Mi permetterà di quindi programmare l'impianto da direttamente un monitor Max del sistema, da un PC attraverso un software gratuito per Windows, oppure da un'applicazione Android direttamente sul mio tablet. Due livelli di sicurezza, dicevamo, a livello amministratore e installatore, e soprattutto mi permette di bypassare quelli che magari possono essere i limiti di sistemi analogici, del numero di utenti, dove nei sistemi analogici normalmente io posso aggiungere tanti monitor interni, però ogni monitor deve prevedere o un alimentatore supplementare, un amplificatore, un qualcosa. Vediamo che col sistema Hypercom possiamo vedere che ogni utente potrà arrivare a gestire fino a 16 dispositivi di appartamento, quindi 16 monitor, 15 monitor o un citofono, tutti i citofoni, quindi fino a 16. Essendo un sistema inoltre che viaggia su cavo LAN, deve essere un sistema sicuro ed è il protocollo di comunicazione che è proprietario e assolutamente non visibile dai classici software di snifferaggio tipo Wireshark, quindi sicurezza sulle reti. Le funzionalità di sistema quali sono? Sono quelle tipiche di un sistema videocitofonico, quindi mi permette di chiamare ed essere chiamato da dove? Dalle pulsantiere esterne, principali, secondarie, mi permette di essere chiamato da centralini di portineria se ne esistono, mi permette di essere chiamato anche cosa? Da un utente videocitofonico sia nello stesso appartamento che in appartamenti differenti. Inoltre io utente, se dotato di videocitofono, posso controllare non solo le telecamere di videosorveglianza, ma anche accedere alle telecamere integrate nelle pulsantiere. Possiamo gestire più centralini di portineria, quindi con differenze competenze, quindi esempio, abbiamo un impianto magari neanche troppo grande, dove c'è un ingresso principale, due palazzine, alto numero di utenti, magari situazione particolare, possiamo avere una portineria che gestisce tutto quanto e poi due seconde portinerie guardiole e guardie che gestiscono solamente la loro porzione di impianto, con possibilità di passare in autonomia le competenze da un centralino all'altro. Quindi il portinaio cessa l'attività, ok, passa le sue competenze, le sue funzioni. Possiamo integrare quindi funzioni di controllo accessi, vedremo come. Attivazioni di moduli relè, quindi quelli che vi ho fatto vedere prima Giulio era un'interfaccia ascensore e una relè digitale, vedremo le caratteristiche e mi permette che cosa? L'inoltro di chiamata e sempre tutto questo, importante, io lo enfatizzo, senza
mai parlare realmente di indirizzi. Ok. Il sistema come si programma? Allora, è previsto un software chiamato Hypercon Configurator. Ok, questo Hypercon Configurator è un, chiamiamolo un software, un applicativo che è già presente nativamente all'interno del Montromax. Quindi quando io entro, voglio programmare un sistema, ho questa interfaccia grafica. Però, dicevamo, è disponibile anche per tablet Android e Windows PC. Questo ci permette che cosa? Di programmare il mio impianto sia in campo, dopo che ho effettuato tutto quanto i collegamenti con le varie patch, ho crimpato i vari plug, oppure di prepararmi l'impianto direttamente in laboratorio, sufficiente alimentarlo, e poi arrivare direttamente sul posto e, una volta collegato, tutto quanto funziona. In maniera estremamente versatile. Vediamo un esempio, una slide che mostra come veramente in quattro semplici passi noi siamo in grado di programmare un impianto Hypercon. Questi quattro passi valgono indipendentemente che sia un kit villa monofamiliare, che poi magari anche base impianto, sia che magari un grande complesso dotato di centinaia di dispositivi. È sufficiente entrare nella programmazione del Monitor Max, mi fa una domanda che in realtà è un filtro iniziale, che mi dice cosa stai programmando? Un kit monofamiliare, un impianto singola colonna, oppure più scale, oppure un impianto complesso fatto da differenti ingressi e tanti dispositivi. Ne scelgo uno, dopodiché il secondo step, in questo qua facciamo un esempio del monofamiliare per farvi capire come veramente viene strutturata. Quindi mi ha creato un impianto monofamiliare che alla fine sarà composta che cosa? Da una pulsantiera e un apparecchio interno. Mi fa già vedere che io ho praticamente la possibilità di aggiungere una pulsantiera o un monitor. Nella prima riga io aggiungo un monitor in appartamento, mi dice quale tipo di dispositivo, perché potrebbe essere un monitor o un citofono, e infine cosa mi dice? Ok, dai un nome al dispositivo, mi fa vedere l'indirizzo del MAC address, io faccio aggiungi e automaticamente me l'ha posizionato in appartamento. Non ho parlato di indirizzo IP. Alla stessa maniera, in maniera molto semplice, io posso aggiungere una pulsantiera. La pulsantiera l'aggiungo, mi chiede quale modello, quindi tra quelle che abbiamo presentato prima, che vanno dalle pulsantiere alfanumeriche a tasti, monofamiliare, insomma quello che vogliamo, gli do un nome, l'aggiungo e a questo punto il mio impianto è stato creato nella mia pagina di configurazione. L'ultimo passaggio è distribuire, come si dice, la programmazione a tutti i dispositivi. Si apre una schermatina che mi dice ok, sto distribuendo la configurazione a tutto il mio impianto, tempo pochi secondi, a seconda se ho pochi dispositivi o qualche minuto, se ho veramente centinaia di dispositivi, la mia programmazione è stata effettuata e inviata a tutti i dispositivi presenti all'interno del sistema, in maniera molto rapida e semplice. Ma perché veloce? Perché alla fine la struttura di impianto Hypercon è veramente semplice. Se noi andiamo a ragionare un impianto anche due fili, ok, noi abbiamo solamente due fili, però effettivamente dobbiamo costruirci il nostro sistema. La struttura di un impianto Hypercon è molto semplice perché semplicemente noi avremo le pulsantiere, ok, collegate agli switch che dovranno essere POE, perché comunque è lo switch che dà alimentazione alla mia pulsantiera. Avrò dei dispositivi interni, dei monitor, anch'essi collegati alla porta POE, e dopodiché attraverso una rete di switch io metto in comunicazione tutti i vari dispositivi. Quindi gli attori, diciamo, del sistema Hypercon sono tre. Switch POE, in base al numero di porte necessarie lo dimensiono, pulsantiere e video citofono. Estremamente semplice, estremamente versatile. Tutto quello che viene stabilito da programmazione, invece, è quello che mi permetterà di dire chi parla con cosa. Quindi in maniera molto semplice. Vediamo che alla fine, estrapolando lo schema precedente, possiamo dire cosa? Che tutto il sistema Hypercon si traduce in cosa? Uno switch, un posto interno, un posto esterno. Io vado a aggiungere, moltiplicare in base al numero dei miei dispositivi. A questo punto lancerei un sondaggio. Quindi sì, possiamo dire che tutto quello che ci ha raccontato finora si racchiude fondamentalmente in questa slide, in questa immagine. Quindi direi che forse è il momento di lanciare un sondaggio. Ok. Come si compone l'impianto standard Hypercon? Quindi anche qui andiamo a selezionare soltanto una voce. Posto esterno più monitor, switch più posto esterno più monitor.
alimentatore più posto esterno più monitor. Diamo la nostra risposta, diamo il tempo di rispondere a tutti i partecipanti. Ok, direi che possiamo chiudere. Sì, ci siamo tutti. Vediamo le risposte. Ok, quindi switch più posto esterno più monitor. Risposta corretta per il 97% dei partecipanti. Soltanto il 3% ci dice alimentatore più posto esterno più monitor. Ma chiaramente la risposta è errata. Va bene. Andiamo avanti. Mi sembra che sia abbastanza chiaro, Giorgio, per la maggior parte dei partecipanti. Sì. Direi che effettivamente la risposta è stata corretta, anche il 3% a risposta alimentatore è stata voluta fuorviante la risposta, perché è vero, lo switch è un alimentatore, ma abbiamo voluto essere più precisi e pistini, come si dice. Esatto. A questo punto sì, andiamo avanti, vediamo le proposte appunto dei kit Villa IP. Ok, come vediamo in questa slide, queste sono le nostre proposte di kit Villa IP, sia nella versione espandibile con la pulsantiera alfa e sia nella versione Micra 2, nella versione monofamiliare. Il contenuto del kit con la pulsantiera alfa comprende appunto lo monitor max da 7 pollici touchscreen, il posto esterno audio video, il frontale posto esterno ad una chiamata, quindi con un pulsante, telaio un modulo, scatola incasso ad un modulo e uno switch 4 porte PoE. Esattamente invece nel caso della versione Micra abbiamo sempre lo monitor integrato da 7 pollici max, la pulsantiera Micra monofamiliare e uno switch PoE da 4 porte. Andando avanti, vediamo la proposta, diciamo identica alla precedente, l'unica differenza sta nel monitor, quindi questi kit qui non hanno il monitor max, ma semplicemente il monitor light, quindi magari per chi ha meno esigenze, per chi è meno esigente, può andare a optare tranquillamente per il kit base, diciamo, chiamiamolo così, quindi l'entry level. Ok, andiamo avanti. Perfetto. Grazie Giulio. Lascio la parola a te, Giorgio. Perfetto. Ok, abbiamo visto con Giulio che praticamente abbiamo che i kit Villa IP espandibili non, alla fine possono diventare veramente dei kit base impianto. Però l'offerta, la scelta, la scalabilità del sistema Hypercon si traduce in ampia scelta anche di cosa? Di pulsantiere esterne. Abbiamo finalmente la possibilità di proporre il nostro punto di forza, che è dell'ultimo anno. Come chi ci conosce sa che è uscita l'anno scorso la pulsantiera alfa per il sistema 2 fili 2 voice. Ora finalmente è disponibile anche la versione per i sistemi IP. Cosa si traduce questo? Si traduce in un posto esterno IP, per chi sa come funziona la pulsantiera alfa, si traduce che cosa? In un codice soltanto, il 1060/48, dove 1060 si traduce in sistema Hypercom, e il 1060/48 che cosa sarebbe? Sarebbe il modulo audio video, ok? Quindi già dotato di telecamera, microfono e altoparlante, e ha già due tasti nativamente a bordo. A seconda di dove viene installato, può essere montato sia in pulsantiere dotate di pulsanti di chiamata fisici, oppure può essere utilizzato per costruire delle pulsantiere digitali alfanumeriche. Nel caso delle versioni digitali, le pulsantiere sono soft touch con un display a colori, quattro tasti funzioni, con la possibilità di effettuare anche le chiamate direttamente dalla tastiera se si conosce il codice dell'utente. Nel caso invece di pulsantiere a tasti, abbiamo la possibilità di avere un unico tasto di chiamata per ogni singolo utente, è scritto in maniera molto chiara e netta. Anche a livello di collegamento, come per il sistema to voice, abbiamo la possibilità di usufruire di due importanti caratteristiche. Integrate all'interno del modulo audio video, abbiamo la possibilità di gestire direttamente due varchi, una serratura, classico pedonale, e un carraio, quindi un unico modulo senza relè aggiuntivi, gestiamo due varchi. Abbiamo la possibilità di gestire servizi aggiuntivi, quindi un ingresso a sensore porta, quindi la possibilità di segnalare
se chi è entrato ha lasciato la porta aperta con un'iconcina che rimane accesa all'interno dell'appartamento. Un ingresso per pulsante androne, quindi la possibilità di aprire la porta anche se io sto uscendo direttamente dalla classica porta. Importante novità, utile per questioni di sicurezza, e sicuramente che cosa? Che la telecamera inserita all'interno del modulo audio-video supporta il protocollo RTSP. Questo cosa ci permette? Supportando il protocollo RTSP ci permette anche di poter inviare il flusso video della telecamera direttamente in NVR. Però la cosa utile qual è? Che questo flusso RTSP non è sempre presente, anche perché se non c'è nessuno che ha chiamato sarebbe inutile, quindi un minore consumo di dati sull'hard disk, ma il flusso RTSP si presenta a seguito di una chiamata. Quando c'è una chiamata, automaticamente posso inviare il flusso video al sistema di registrazione NVR che mi effettua la registrazione, quindi sicurezza. Non ci sono, vado a controllare cosa è successo. È una pulsantiera che può essere liberamente installata sia ad incasso che appoggio a parete. Vedremo che nella versione in appoggio a parete è tra le più sottili sul mercato. Attraverso invece la scatola incasso, che sono modulabili verticalmente, è possibile espandere il mio sistema. È dotato, risponde alle caratteristiche di IK08 per quanto riguarda i sistemi antivandalo, quindi è quasi un antivandalo. IK09 è effettivamente già un antivandalo, quindi significa che è una pulsantiera estremamente resistente sia agli agenti atmosferici, perché in metacrilato, sia ad azioni magari invasive, un pugno o quant'altro. In più IP55, quindi ha un sistema di protezione tale che il circuito elettrico non viene mai raggiunto da pioggia o quant'altro. È disponibile inoltre nella versione a pulsanti anche nella colorazione bianca direttamente. Importantissima nota, quindi questo è un punto, è un plus per chi ne ha già a magazzino, per chi magari ha già utilizzato la pulsantiera alfa nel sistema To Voice, che i moduli sono gli stessi del sistema To Voice. L'unico modulo che cambia dedicato è il gruppo audio video. Vediamo che l'installazione è molto semplice, solamente a livello di connettorini, quindi è sufficiente alimentare la pulsantiera per rendere operativa un modulo alfa. All'interno dell'offerta abbiamo anche le pulsantiere K-Steel, Electa-Steel, nella versione acciaio antivandalo, dotato di un display a colori, telecamerina colori con LED di illuminazione e poi dopo rubrica a scorrimento. Ha anch'essa, come tutte le nostre pulsantiere, la doppia possibilità di varco, quindi pedonale carraio, grado IP45, IK09. Tastiera di controllo accessi integrato, quindi con possibilità di digitare un codice per aprire la porta o usare un key reader, quindi ha un key reader integrato e possiamo utilizzare delle chiavi per aprire il nostro varco. È una pulsantiera monoblocco. E in più ha, come tutte le pulsantiere digitali, la possibilità di dedicare un pulsante a chiamata diretta a centralino nel caso fosse presente. Quindi uno sa, non sa cosa fare, non sa come si presenta, c'è un bel tastone che è chiamata a centralino che mi guida magari all'interno dell'impianto. All'interno delle offerte importantissimo, vedremo cosa significa, che tutti i dispositivi Hypercom, ok, proprio per il fatto che non parliamo mai di indirizzi IP, sono dotati di un codice QR che quel codice univoco che identifica quel determinato dispositivo che viene integrato all'interno della programmazione. Sempre per quanto riguarda l'Electa, c'è nella versione vetro, molto elegante, è un vetro fumé con tastiera soft touch, con un'elegante retroilluminazione LED verde, display a colori, anch'essa telecamera grandangolare e LED ad alta visibilità. Anche lei è dotato di un lettore di chiave che mi permette di poter aprire il varco appunto senza tirare fuori. Pulsantiera monoblocco e con unico codice, che è l'1145/53, andiamo a ordinare che cosa? La scatola incasso. Perfetto, andiamo avanti. Una novità, ok, veramente all'interno del mondo Hypercom, è anche l'uscita della pulsantiera Micra, quindi quella presente all'interno dei kit. È una pulsantiera antivandolo, quindi può essere utilizzato anche, come vediamo, in quelle situazioni dove abbiamo esigenze di robustezza. In Zama, con grado di protezione IK09, grado di protezione a polvere liquidi P55. È una pulsantiera che è direttamente installabile nel poggio parete, ma anche la sua scatola incasso, quindi laddove io ho la possibilità di incassarlo, posso farlo senza nessun problema. Telecamera colori con effetto grandangolare, due varchi che possiamo comandare liberamente, il classico pulsante androne e il pulsante sensore porta. È fornito con un unico tasto di chiamata,
le dimensioni estremamente ridotte, quindi 10 centimetri, permettono di sfruttarla, di renderla la soluzione ideale laddove abbiamo problemi di dimensioni, classico pilastrino, il muretto molto stretto, quindi laddove le dimensioni compatte effettivamente sono molto importanti. Un plus è che sotto il pulsante abbiamo dei LED di segnalazione per lo stato in funzione, stato impianto e la funzione di DA, quindi ci permette anche per non udenti di vedere cosa stiamo facendo. Abbiamo il simbolo della campana per indicare chiamata effettuata, conversazione e comando apri porta inserito. La stessa zona può essere utilizzata cosa? Anche come reader. Ha integrato al suo interno una bobinetta MyFair che permette di, avvicinando una chiave opportunamente programmata, di aprire i varchi. Quindi tutto quanto è gestito con una sola pulsantiera, un solo codice. Pulsantiera Synthesis Steel, ormai presente da qualche anno all'interno del nostro catalogo per quanto riguarda i sistemi to voice, disponibile anche per i sistemi IP. È una pulsantiera che è molto resistente, come vedete, esce nella versione base a 2 tasti, poi può essere espansa nella versione a tasti fino a 32 utenti, utilizzando anche qui, in questo caso, dei moduli pulsanti 1158/84 a 4 tasti o 1158/82 a 2 tasti, che sono gli stessi che noi utilizziamo sul sistema to voice. Un plus, un particolare nota che darei è che, nonostante un sistema IP, Hypercom, la nostra pulsantiera Alfa ha anche un ingresso analogico che mi permette di collegare direttamente una telecamera CVBS, quindi con cavo coassiale, direttamente ai mossetti della telecamera, e poterla utilizzare come telecamera di controllo al posto di quella integrata. Quindi pulsantiera antibandolo, magari posizionata in una posizione magari infelice, possiamo aggiungere una telecamera con cavo coassiale a costi veramente contenuti per sfruttare pienamente le caratteristiche del sistema. A livello di accessori di sistema, vediamo che non sono tanti, ma sono completi, quindi perché sono veramente moduli intelligenti, permettono una grande versatilità di programmazione e di utilizzo. L'ultimo prodotto che si affianca alla gamma attuale, ok, è il server IP 1060/1. Cosa permette di fare? Innanzitutto la sua funzione principale permette di espandere ulteriormente l'alto numero di dispositivi, che erano già 1000, ma grazie al server possiamo arrivare fino a 4000. Aggiungendo il server, cosa facciamo? Oltre a aumentare il numero di dispositivi gestibili, introduce una serie di funzioni molto particolari e molto utili per gli impianti. Il primo è quello di avere uno storico, perché essendo un server fa da memoria, ok? Uno storico eventi che può essere liberamente consultato, può essere esportato e quindi anche controllato e filtrato a seconda del tipo di dispositivo, per una consultazione veramente più veloce. Mi permette di effettuare una diagnostica integrata per vedere lo stato dei dispositivi e soprattutto anche ha una funzione di backup. Io, inserendo anche più server all'interno dell'impianto, posso far sì che in caso di guasto o di un dispositivo, l'altro si prende carico della gestione del resto dell'impianto, quindi rendendo l'impianto sempre funzionante. Adesso vediamo un attimino, rapidamente, ma focalizzandoci su una serie di caratteristiche dei nostri dispositivi. Il primo è il 1060/84, che è un modulo attuatore, come vedete anche dall'immagine, e cosa fa? Permette di aggiungere dei comandi a quelli già presenti all'interno del sistema. Abbiamo detto prima che le pulsantiere Hypercom hanno già la possibilità di aprire 2 varchi, ad esempio una serratura pedonale, classica uscita magari a 12 volt, e un contatto pulito per pilotare una centralina di un'automazione. Ma magari non è di facile accesso, magari noi dobbiamo comandare un varco che è lontano dalla pulsantiera. Aggiungendo questo accessorio, quel modulo attuatore, direttamente alimentato da 48 volt da un portapoe, possiamo remotizzare un comando, in realtà sono 2, quindi 2 relè, per poterli programmare a seconda di una serie di azioni. Quindi posso far scattare ogni singolo relè dei 2 presenti, oltretutto che gestiscono anche il 230 volt, a seguito di una chiamata entrante, a seguito di un'apertura, di un comando di apertura, serratura pedonale, di un carraio, con un postato, oppure con un contatto fisico, quindi un pulsante fisico direttamente collegato al mio attuatore. Vedremo che ha anche una chiamata ascensore singola, oppure con un codice che io ho impostato direttamente da pulsantiera. Questo ci permette veramente di aggiungere comandi per comandi luci, magari delle sbarre, delle attuazioni aggiuntive, o magari per comandare che cosa? L'impianto di irrigazione. Io ho dei contatti puliti
che a seconda di quello che mi serve posso anche fare dei contatti in tensione. Un altro dispositivo che noi chiamiamo interfaccia ascensore è il 1060/37, e grazie a questa interfaccia ci permette di integrare il sistema Hypercom, che cosa? Magari un impianto dove c'è un ascensore, quindi una centralina, e programmare, fare in modo che quando c'è un visitatore mi suona l'utente 25, l'utente 25 inviando il comando apri porta in realtà invia l'ascensore direttamente all'utente in maniera mirata, quindi aggiungendo sicurezza. Quindi l'utente semplicemente con comando invia l'ascensore direttamente al visitatore. Ma alla stessa maniera, in realtà questo è uno degli utilizzi, ma la versatilità è che questa interfaccia, che in realtà è chiamata ascensore, è un'interfaccia multirelè. Al suo interno ha la possibilità di gestire, di avere quindi 24 relè singoli, che possono essere associati a 24 utenti, 24 comandi apriporta o 24 attivazioni. Quindi io posso comandare 24 luci differenti o 24 varchi a seconda di quello che mi interessa, ma oltretutto legandolo a regole di attivazione. Quindi posso anche dire che il relè 3 è utilizzato solamente dalla palazzina A, il relè 4 solamente dalla palazzina B e così via. E posso anche definirne che cosa? Un arco temporale, quindi una fascia oraria entro quale quel dispositivo può essere associato e può essere utilizzato. Sempre all'interno della possibilità dell'offerta Hypercom, cioè abbiamo il modulino del lettore di prossimità IPI, Synthesi Steel, che ci permette di espandere ulteriormente, può essere utilizzato anche in modalità standalone o all'interno di consentire Synthesi Steel, e ci permette che cosa? Di aprire dei varchi con una chiavettina. Una chiave che è liberamente programmata anche in modalità standalone mi permette di attivare il contatto pulito presente all'interno del dispositivo. Quindi è stato realizzato in estetica, in meccanica Synthesi Steel, quindi acciaio lucido antivandolo, che mi permette quindi di resistere, di posizionarlo anche in quegli ambienti magari non troppo controllati, quindi dove magari veramente l'azione vandalica può essere presente. Per integrare anche sicurezza c'è la possibilità, tra le tante caratteristiche, di inserire un tamper per fare in modo di dare una segnalazione in caso qualcuno tenta di asportare il modulo o manometterlo e quindi di effettuare veramente le operazioni. Quindi sicurezza innanzitutto. All'interno però comunque dell'offerta Hypercom, come abbiamo visto che le pulsantiere sono veramente tante. Questo ci permette veramente di rispondere alle esigenze del nostro cliente, che vanno veramente dalla villettina monofamiliare al condominio, al multicondominio oppure ai grandi complessi. Adesso vedremo insieme a Giulio che cosa una serie di caratteristiche, inizio io, poi Giulio magari entra nel dettaglio più commerciale, di quello che riguarda i posti interni. Quello che è praticamente il cuore, ma dal punto di vista che ci permette di sfruttare tutte le caratteristiche, le opportunità del sistema Hypercom, è il monitor. Un monitor Max, ok, 1717/31, innanzitutto è un dispositivo base Android, come vediamo in basso, da 7 pollici, touchscreen. Con quel codice noi lo possiamo direttamente ordinare, ci arriva un monitor, un videocitofono, nella versione base, chiamiamolo così, a livello di funzioni, che può essere installato direttamente in appoggio parete. Per esigenze installative lo possiamo installare anche in incasso con l'apposito kit o in caso di ambiente residenziale, uffici, multiservizi, anche nella versione da tavolo con un'elegante base in plexiglass. A bordo integra anche un lettore di prossimità, è dotato di una doppia porta RJ dietro, dove in un caso è la porta RJ 45 per l'alimentazione PoE, nel secondo caso una porta LAN che è parallelata che cosa? Al modulo Wi-Fi interno, quindi ha due schede di rete. Una che gli permette di dialogare con il mondo Hypercom e l'altro che gli permette di dialogare magari con la parte multimediale dell'appartamento. Dotato di una telecamera frontale a 2 megapixel, che ci permette che cosa? Di effettuare anche delle chiamate intercomunicanti, ma all'interno dello stesso appartamento, per appartamenti diversi, ma di vedersi, di attivare la fotocamera se io voglio magari parlare con un genitore anziano che è nell'appartamento di sopra. Con pochi passaggi siamo in grado di parlare e di vederci. Integra tutta una serie di funzioni evolute di messaggistica, di chiamata centralino e soprattutto che cosa? La possibilità di attivare l'inoltro di chiamata su smartphone o tablet.
io prevedo di uscire, ok, premo un tasto touch sul mio videocitofono e trasferisco la funzione sul mio smartphone. Suonerà il monte un appartamento e più contemporaneamente suonerà anche il mio smartphone. Sempre all'interno del videocitofono ho la possibilità di effettuare, utilizzarlo come post-it. Devo trasmettere un messaggio a mia moglie, esco prima al mattino, scrivo sul mio monitor, ho un leddino lampeggiante blu che indica che c'è un messaggio lasciato da qualcuno. Ho la possibilità di collegarci una chiamata al piano, collegarci una suoneria addizionale per la ripetizione di chiamata, o posso anche collegarci un tasto fisico per un pulsante panico nel caso in cui io voglia legare la questione di monitoraggio dell'appartamento in presenza di centraline di portineria. Posso controllare direttamente dal mio occhietto, direttamente visibile dalla parte videofonica, tutte le pulsantiere che io sono abilitato a consultare. Ho la possibilità di anche utilizzare cosa? Una slot SD. Questa slot SD ha la doppia funzione che mi permette di importare una programmazione, ok, un impianto vergine, oppure di inserire delle suonerie aggiuntive, quindi dei messaggi, insomma, di sfruttare appieno la multimedialità del mio videocitofono. Ultima, una delle tante funzioni, è quella anche, può funzionare anche da segreteria videocitofonica. Ho la possibilità di inserire, non sono in casa, prima di uscire, schiaccio un pulsantino e automaticamente tutti i visitatori verranno registrati e potranno anche lasciare un messaggio, o io lasciare un messaggio per chi arriva, perché non sono in casa, arrivo fra 2 minuti. In più, nativamente, integra un trasmettitore hardware fisico, Yokis, dotato di 8 tasti diretti e 4 tasti scenari. In più, preinstallate direttamente di fabbrica, abbiamo l'app UBS Plus della videosorveglianza, che permette di gestire tutte le telecamere IP del catalogo URMET, di gestire dei NVR e gestire anche degli HVR, quindi dei videostatori ibridi, dove gli posso collegare sia delle telecamere analogiche su cavo passiale che delle telecamere IP. Integra anche l'app My1067, che permette di gestire direttamente l'antintrusione. A breve, prossimamente, integrerà anche l'app Secure per i sistemi evoluti attraverso la gestione delle IP, in più integra l'app Yokis Ino. Quindi, oltre al trasmettitore integrato, io posso inserire direttamente il controllo della mia applicazione, non solo del mio impianto laddove ho il videocitofono, ma anche un impianto remoto. Quindi utilizzo il mio monitor come veramente un home monitor. Sempre tutto questo a livello di utilizzo è veramente semplice, perché ho la parte solo videocitofonica che mi permette, ad esempio, di sfruttare solo che cosa? I comandi videocitofonici, chiamate di centralino. Sì, Giulio, ti sento. E mi permette anche poi di effettuare dei comandi apertura porta, carraio. Giulio, ti sto sentendo anch'io. Giulio, ti sto sentendo su GoToWebinar. Ok, Giulia, scusa, ho visto che ci sono dei problemi. Ok, ho visto che c'erano dei problemi. Perfettamente. Allora, praticamente abbiamo la possibilità di usufruire, quindi utilizzare il mio videocitofono anche direttamente con funzioni evolute, in maniera molto semplice, senza, oltretutto, che cosa? Senza la necessità veramente di effettuare che cosa? Opere murarie. Grazie al trasmettitore Yokis e all'applicazione, io posso gestire il mio impianto direttamente con i moduli radio della Yokis, quindi senza opere murarie e senza cablaggi aggiuntivi. Quindi il mio home monitor dialoga con tutti i nostri sistemi. Quindi all'interno del mio videocitofono posso gestire quindi tutto ciò che è la parte videocitofonica, la parte Yokis, mi permette di gestire anche la parte di domotica evoluta Iferom, oltre al fatto di poter, comunque, essendo un monitor base Android, di gestire tutta la parte multimediale. In più, sempre per questioni di versatilità, abbiamo detto all'inizio, l'ho
ribadisco il fatto che il monitor stesso è dotato di un lettore chiave di prossimità. Quindi il monitor può essere posizionato anche in ambiente, un'azienda, in determinate zone, che oltre a rispondere magari alla chiamata proveniente da pulsantiera, possono anche aprire un barco collegato, magari dove hanno accesso solamente una parte, solamente la parte di progettazione, piuttosto che la parte commerciale. Legandolo oltretutto anche ad attivazioni orarie o all'attivazione di determinati tipologie di scenari. Vediamo, ok Giulio, vedo che okay, ci sono forse problemi di connessione e quindi nessun problema. Ok, il secondo monitor del sistema è il Max Light, è un monitor che ha le stesse caratteristiche a livello di dimensioni del Max Full, chiamiamolo così, quindi è un monitor da 7 pollici che però integra prettamente le funzioni videocitofoniche, quindi è completo di tutte le funzioni videocitofoniche, dotato di una slot SD, però essendo per entry level non ha la parte della gestione domotica. A completamento dei dispositivi interni abbiamo il citofono IP Miro Viva Voce, come vedete un dispositivo veramente, veramente carino, compatto, dimensioni veramente ridotte, e di colore bianco lucido, quindi si integra veramente con qualunque tipologia di arredamento, è dotato di due tasti programmabili per funzioni aggiuntive e due tasti invece che sono due contatti puliti, ok, utilizzabili ad esempio per altre funzioni domotiche. Io ci posso anche collegare, per chi magari ci conosce, un trasmettitore radio Yokis, ok, dove ho un comune pulsante e il comando per due comandi radio differenti, io posso utilizzare a questo punto il mio citofono di dimensioni ridotte per comandare punti luce o punti tapparella. Posso montarlo ad appoggio parete, ok, che è dimensioni veramente ridotte, oppure sfruttare a questo punto una 503 e installarlo nella versione da incasso, quindi in maniera veramente semplice. Quindi come vedete la versatilità è veramente tanta. Vorrei un attimino a questo punto, dopo questa diciamo carrellata di pulsantiere, di videocitofoni, di dispositivi, dare una particolare enfasi a tre punti veramente importanti a mio avviso, che ci permettono di creare opportunità di lavoro e di business direttamente. Uno è la funzione Colby, che magari qualcuno la conosce in ambito to voice, alcune caratteristiche importanti del centralino di portineria che ci permette di usarlo anche come di usare un PC come se fosse un dispositivo veramente di appartamento, fino ad arrivare invece al gateway to voice che ci permette di associare un impianto Hypercom anche un impianto to voice. A questo punto io direi, prima di iniziare col focus, se c'è la possibilità io lancerei un sondaggio, Giulio se ci sei. Se no, se ci sono dei problemi di connessione. Sì, Giorgio, scusami. Il bello della diretta, mi è caduta la connessione, quindi mi sono perso. Assolutamente. Sì, proviamo. Questo è altri competitor che magari in onda solamente video registrati, noi siamo interattivi. No, tutto in diretta. Allora, sì, io lancerei a questo punto un sondaggio. Allora, è possibile utilizzare l'Home Monitor Max standalone? Quindi anche qui rispondiamo soltanto con una domanda. No, non sono obbligato a usarlo con Hypercom. Sì, senza vincoli. Sì, bisogna però portarlo in alimentazione. Ok, rispondiamo. Diamo un po' di tempo ai partecipanti. Va bene, direi che siamo tutti e possiamo chiudere il sondaggio. Vediamo le risposte. Allora, no, non sono obbligato a usarlo con Hypercom, 35%. Sì, senza vincoli, 43%. Sì, bisogna però portarlo in alimentazione, 22%. Quindi vediamo che siamo un po' divisi quasi in maniera equa. Chiudiamo il sondaggio. Allora, la risposta giusta era praticamente, in questo caso, tutte quante avevano una fonte, diciamo, di correttezza, ma la risposta corretta è no, io il Monitor Max in realtà, ok, lo posso anche
utilizzare in modalità standalone, essendo una base Android, è sufficiente che io gli porto l'alimentazione, quindi attraverso un PoE inject o un'alimentazione esterna, posso utilizzarlo come home monitor, quindi non sono obbligato a vincolarlo all'utilizzo nel sistema Hypercom, quindi altra versatilità. Perfetto, grazie Giulio. Adesso andiamo avanti con la parte di focus, vediamo un attimino che cosa è la parte Colmi. Cos'è il Colmi? Il Colmi è la funzione che ci permette veramente di rispondere anche al mio videocitofono, al nostro videocitofono, anche quando non siamo in casa. Quindi dà la possibilità al nostro utente di andare al lavoro, di fare il solito tran tran senza essere necessariamente obbligato a stare in casa perché magari ha ordinato o ha comprato online. Quindi è la soluzione che permette di utilizzare il videocitofono, una cosa molto importante, senza apparecchi aggiuntivi. È una funzione nativa del dispositivo e quindi io posso utilizzare il mio Monitor Max attivando la funzione direttamente da una funzione touch. Oltretutto, una cosa molto carina è che io dal tasto touch gestisco la funzione Colmi del mio impianto, quindi io non sono a casa, prima di uscire schiaccio il pulsantino touch e dirotto dedio la mia chiamata direttamente sul mio cellulare. Ma quando io sono in casa posso sfruttare invece l'applicazione Colmi installata, ad esempio per gestire l'impianto della casa al mare, la casa in montagna. Quindi io direttamente dalla mia casa in città posso gestire l'appartamento o la casa che ho in montagna o al mare direttamente, come se io avessi un cellulare, ma sfruttando il fatto che essendo direttamente alimentato e collegato e praticamente mi rende connesso. Come riesco a sfruttare questo? In tre semplici step. Creo un account tramite l'app Colmi, che mi scarico direttamente dal Play Store di Google o dall'App Store di Apple. Creo un account. Una volta creato questo account, lo vado direttamente a inserire dove? Nel Monitor Max. E a questo punto due semplici passaggi sono in grado già di sfruttarlo liberamente. Cosa mi permette di... Qual è il vantaggio reale che noi possiamo, tra virgolette, utilizzare e fare in modo che il nostro cliente possa percepire? Innanzitutto è una sensazione di comodità, quindi io comodamente continuo a fare quello che sto facendo fuori casa, lavorando, nel giardino, e posso rispondere senza veramente interrompere quello che sto facendo. È pratico, per quale motivo? Ad esempio io ho ordinato qualcosa online, ho il corriere che non sempre mi avvisa quando passa, ok, io gli posso aprire la porta, me lo porta sullo zerbino di casa senza disturbare nessuno. Ma superisce anche che cosa? Funzioni di sicurezza. Immaginiamo di installare, di utilizzare questa funzione in un appartamento dove i nostri genitori, i genitori anziani, è possibile fare in modo che di programmare una chiamata intercomunicante fra il monitor e l'apparecchio esterno. Quindi per questioni di sicurezza e la persona anziana che magari non ha dimestichezza con la tecnologia, c'è un bel tasto dedicato che premendolo parte una chiamata verso quei dispositivi mobile che io ho programmato o attivato per controllare. Infine, quindi mi dà la possibilità, come vi dicevo, di controllare più case. Quindi io dal mio sistema Colmi, installato su Monitor Max o direttamente sul cellulare, posso gestire l'appartamento in città, l'appartamento al mare, l'azienda, magari anche farmi, tra virgolette, dirottare la chiamata del vicino quando lui va in vacanza. Quindi possiamo un attimino sopperire alla vita di tutti i giorni. Un secondo focus che volevo praticamente porre la vostra attenzione è quella di alcune funzioni del centralino di portineria. Il centralino di portineria praticamente cos'è in realtà? È un software, ok, principalmente un software gratuito, quindi tengo direttamente a sottolineare, direttamente scaricabile dal nostro sito www.urme.com, può essere installato su un PC, e possiamo sfruttare la parte multimediale del PC per l'utilizzo per la funzione di centralino portineria. Oppure per evitare magari problemi di compatibilità o sovrapposizioni di app connesse, possiamo aggiungere la cornettina 1060/41 che uniremo, agganceremo al nostro PC attraverso un connettore USB, il classico connettore di jack per l'audio. Cosa permette di fare alla fine il centralino di portineria? Innanzitutto mi permette di fare tutte le classiche funzioni di centralino standard, quindi il fatto di intercettare delle chiamate provenienti da pulsantiera,
mi permette di chiamare degli utenti in appartamento, di essere chiamato, ma mi permette anche di, tra virgolette, gestirmi un po' l'impianto, quindi di cambiare anche alcune piccole programmazioni o codici di accesso. Quindi magari è un impianto un po' esteso, alta rotazione di gente, gli si dà dei codici apriporta, ok, quando l'utente va via, disabilitiamoli e lo diamo un altro, quindi in maniera molto semplice. Puoi gestire una parte di impianto o tutto l'impianto, quindi in maniera estremamente versatile. Ha un'interfaccia grafica intuitiva, ok, che mi permette di riconoscere attraverso delle icone cosa sta succedendo, se sono chiamato, se sto chiamando. Mi permette di autoinserirmi anche su delle telecamere di videosorveglianza, vedremo dopo cosa significa, molto utile, ma mi permette anche di comporre direttamente delle chiamate rapide a degli utenti. Quindi tutte le classiche funzioni. Una funzione a mio avviso molto utile che permette di integrare sicurezza all'interno di un impianto è la possibilità di importare all'interno del software, software Hypercom per centralino, di alcune mappe, quindi una mappa grafica, un file JPG, quindi in maniera molto semplice, dove lo posso importare e posso definire delle aree, quindi potrebbe essere l'appartamento, potrebbe essere la palazzina, il giardino, e programmarle in modo che cliccandoci sopra faccia dell'azione, quindi renderle touch. Questo cosa mi permette di fare? Innanzitutto mi permette di avere magari le varie palazzine di un complesso, i vari appartamenti. Io posso, tra virgolette, trascinare dalla mia agenda dei dispositivi, pulsantiere, monitor, decodifiche, telecamere, trascinarle all'interno della mappa, in prossimità magari di un ingresso se una pulsantiera, se un monitor in appartamento, se una telecamera magari nel giardino, ok, all'interno della mappa, e renderle interattive. Cosa significa? Che io magari cliccando sulla telecamera l'accendo, io cliccando su una pulsantiera vedo quello che sta vedendo, ma io ho due funzioni. Nel senso che mi permette di attivare una funzione con un singolo click oppure con un doppio click. Quindi il portinaio, che a questo punto diventa anche una persona evoluta, in pochi passi può gestire e controllare un impianto con estrema facilità. Invece uno strumento dove lì, tra virgolette, ci permette veramente di fare, secondo me, di rispondere veramente a tante esigenze e a necessità reali di installazione. Qual è questo dispositivo? Il dispositivo chiamato Gateway. Questo Gateway, Hypercom to Voice, è un dispositivo che consente di realizzare impianti Hypercom, quindi IP, con delle colonne secondarie to Voice. Il fatto di poter integrare questi due sistemi mi permette di rispondere a molte, tra virgolette, problematiche di tutti i giorni, dove magari io riesco, tra virgolette, a sostituire l'impianto nella parte comune, nel giardino, perché ho le condutture che mi permettono di passare un cavo categoria 5, ma magari il condominio, veramente ci sono talmente tante giunzioni che non posso sostituirlo. Questo cosa mi permette di fare? Immaginiamo di avere due impianti. Ho voluto mettere in questa slide praticamente due impianti separati, ok? Per chi ci conosce sicuramente ha già riconosciuto un impianto to voice. Un impianto to voice è un sistema che mi permette, ad esempio, con questo schema, di avere fino a due pulsantiere con due semplici fili non polarizzati, quindi io li posso anche invertire, i due fili, collegati a un'interfaccia che mi permette di gestire gli ingressi, un'alimentazione, mi permette di gestire una colonna di dispositivi to voice. Sempre anch'essi collegati con solo due fili. Quindi questi due fili potrebbero essere anche i due fili che erano stati passati anni e anni fa all'impianto multifilare. Come consiglio, consiglio sempre di utilizzare il distributore al piano, perché ha quella funzione che mi permette di bypassare eventuali anomalie e di escludere non tutti i dispositivi di impianto, ma solo quelli che effettivamente erano anomalie. Quindi questo è un sistema to voice. Immaginiamo invece un impianto Hypercom, molto semplice. Abbiamo una serie di pulsantiere, ognuna di quelle connesse con uno switch PoE, che dà alimentazione e dati, e poi vari switch PoE connessi uno all'altro mi costruiscono il mio impianto. Quindi in questo caso la stessa soluzione fatta to voice ce l'abbiamo anche in versione Hypercom. Due ingressi e una serie di monitor. Mettiamo caso che noi dobbiamo realizzare una connessione tra questi due sistemi, perché questa è una palazzina appena realizzata, posso effettuare un cablaggio strutturato categoria 5 perché effettivamente sono cannerine nuove, ma devo poter integrarlo anche per gestire un secondo impianto.
dovrei sostituire anche il secondo impianto. Non è possibile. Grazie al gateway, ok, inserito al posto di un'interfaccia di colonna, quindi come se fosse un'interfaccia di colonna, permette di far dialogare uno switch LAN direttamente a un sistema Ethercom. In questo modo noi possiamo ad esempio creare delle pulsantiere principali, ok, IP, dei monitor IP, ma anche creare delle colonne secondarie utilizzando dei monitor Miro to Voice, sfruttando il cavo esistente, mantenendo il cavo esistente e avendo anche delle pulsantiere secondarie fino a due liberamente gestite dal nostro gateway. A livello di prestazioni, cosa ci permette a questo punto il sistema IP? Di sfruttare tutte le caratteristiche peculiari delle reti IP. Quindi il fatto di non ho la possibilità di arrivare come distanze, ok, cosa posso sfruttare? Ho fibra ottica, quindi ci permette di avere distanza, però è pur sempre un sistema che dovrò fare dei lavori, magari scavo, passaggio di canaline, comunque di cavi, oppure sfruttare che cosa? Una peculiarità dei sistemi IP è quella della trasmissione del protocollo direttamente attraverso antenne wireless. A questo punto è sufficiente posizionare un'antenna alimentata dal mio switch, ok, che sia vista e anche a distanza di chilometri può trasferire, far dialogare in maniera biunivoca un impianto to voice secondario con delle principali Ethercom. Quindi come vedete estrema versatilità, quindi ci permette veramente di integrare e soprattutto di abbassare i costi del nostro impianto. Allo stesso modo immaginiamo di dover veramente integrare impianti analogici con nuovi impianti. Abbiamo il nostro condominio Ethercom, aggiungendo uno switch possiamo avere una prima palazzina to voice, una seconda palazzina, una terza e così via. Il numero di dispositivi rientra in un numero massimo gestiti dal sistema Ethercom, ossia 1000 senza server e 2000, scusate, fino a 4000 con il server. Il gateway è l'unico dispositivo che viene effettivamente conteggiato nel numero massimo gestibili direttamente da Ethercom. A questo punto direi che siamo praticamente, abbiamo sviscerato abbastanza quelle che sono le caratteristiche del sistema Ethercom. Mi dico che sono arrivate tante domande, direi che c'è ancora tempo, potremmo anche magari risponderne qualcuno. Sì, esattamente. Giorgio, sono arrivate un bel po' di domande. Proviamo a leggerne qualcuna e a dare qualche risposta? Insieme. Volentieri, okay. Dai. Allora, vado con la prima. Allora, la prima domanda ci chiedono perché scegliere il sistema IP? Quali sono i vantaggi rispetto ai sistemi più tradizionali? Perfetto. Questa è una domanda che in realtà molti si fanno perché viene spontanea, perché... Esatto. Un cablaggio, è chiaro che un sistema IP, tra virgolette, necessita di un cablaggio strutturato, quello sottinteso, però permette che cosa? Veramente, soprattutto in un mondo connesso come quello di oggi, permette veramente di rispondere alle principali richieste in materia di servizi aggiuntivi presenti in un impianto videocitofonico. Grazie al sistema IP io posso veramente integrare all'interno di un videocitofono tutte quelle funzioni che normalmente un impianto analogico due fili non potrei, quindi posso integrare la videosorveglianza, posso integrare l'antintrusione, la domotica e quindi quello è sicuramente uno dei plus, uno dei vantaggi che mi permette di, che fa sì che un impianto IP sia veramente appetibile. Ok, proviamo a leggere un'altra domanda, questa è una curiosità che spesso ci chiedono, il sistema Ethercom ci impone limiti di distanze sull'installazione? Perfetto, questa è anche una bella domanda che forse non abbiamo affrontato in precedenza. Torno indietro un attimino di una slide giusto per far vedere un classico impianto IP, che potrebbe essere anche questo. Il livello di distanza, le regole sono le regole dell'IP. Questo cosa significa? Che noi possiamo realizzare tratte massime di 100 metri. Però il vantaggio dell'IP è che io ogni 100 metri, posizionando uno switch, mi fa da rilancio per quello successivo. Quindi le distanze sono 100 metri per quanto riguarda la distanza massima tra switch e switch e switch anche switch. La distanza massima tra switch e dispositivo interno. Che però, come abbiamo visto anche insieme, possono essere bypassate agevolmente in maniera veramente brillante utilizzando ad esempio delle antenne wireless. Le antenne. Quindi distanze molto elevate, fibra ottica e antenne e superiamo laddove un sistema analogico dei fili magari non arriverebbe. Perfetto.
Ok, ci sono altre domande, D'accordo, Giulio? proviamo. Sì, ce ne sono parecchie, proviamo a leggerne un'altra. Servono competenze tecniche particolari per installare un sistema Hypercom? Quindi anche questa è una Anche domanda interessante. questa è una domanda che molti si fanno, molti ci fanno. Io occupandomi di formazione, quindi spesso vengo a contatto con voi, con installatori che magari sono sempre un po' perplessi, sono magari abilissimi a utilizzare i sistemi to voice digitali perché gli viene più immediato la programmazione attraverso Deep Switch o anche solamente un semplice cellulare. Rimangono magari un po' perplessi sull'utilizzo dei sistemi IP perché molti competitor effettivamente hanno sistemi IP come il nostro, ma per la programmazione è necessario avere dei fondamenti IP. Come avete visto durante la presentazione, io non ho mai parlato di indirizzi. L'unica cosa di cui mi avete sentito parlare è che ogni dispositivo Hypercom, ok, è dotato di un codice QR, ok, che mi permette di associare un dispositivo a una funzione. Quindi a seconda di dove io inserisco questo codice QR, automaticamente sto dicendo a quel dispositivo cosa fa. È un po' come la tecnologia P2P della videosorveglianza, quindi che mi ha permesso di bypassare la configurazione dei router, alla stessa maniera un principio analogo è quello del codice QR all'interno del sistema Hypercom. Quindi non parlerò mai di indirizzi a meno che non abbia necessità di farlo per bloccarlo. A questo punto posso anche fare delle configurazioni impostando degli indirizzi statici e quant'altro, ma in determinati casi, quando ci sono magari strutture particolarmente complesse dove ci sono dei vincoli installativi e anche lì riusciamo a rispondere, quindi in maniera molto semplice. Ci sono altre domande, Giulio? Ce ne sarebbero diverse, però poi eventualmente rispondiamo con calma singolarmente a ognuno. Quindi direi di Perfetto. fermarci qui. Quindi grazie. Ok, quindi nel caso Grazie, grazie a te, magari Giorgio. non possiamo rispondere a tutte le domande. Magari il team ha cercato di rispondere, alle principali domande che sono arrivate. Per tutti quelli che non hanno ricevuto una risposta, perché comunque, ripeto, effettivamente vedo che il numero di persone collegate si è mantenuto sempre costante. Siamo 285, quindi praticamente vi Sì, ringrazio confermo, del. confermo. Sì, perfetto, ok? Quindi vi ringrazio veramente della vostra disponibilità. Quindi cercheremo di rispondere nei giorni successivi. Ringrazio sicuramente Giulio, che come avete visto è il bello della Grazie a te, diretta, Giorgio. C'è il stato un lato attimo buono di di partecipante. defaillance, però. Esatto. Abbiamo recuperato brillantemente, meno male. Sì, dai. E niente, a questo punto io ringrazio tutti quanti voi anche di essere rimasti collegati a questo webinar. Mi auguro che vi possa essere servito per veramente. Sia stato il vostro gradimento e possa rivelarsi uno strumento utile per proporre anche alla vostra clientela un sistema che effettivamente ha tante caratteristiche e sicuramente riuscirà a rispondere alle principali richieste, anzi a tutte le richieste che normalmente vi vengono fatte. Vi ricordo ancora, prima di chiudere, che potete scaricarvi la presentazione fino alla chiusura del corso direttamente dalla sezione documenti o dall'iconcina foglio a seconda di dove ci siete collegati. A questo punto direi che stiamo arrivando veramente agli ultimi istanti. Vi ricordo, vi do un arrivederci al prossimo webinar che si terrà il 12 novembre, sempre alla solita ora alle 17:30, nel quale parleremo di una cosa a mio avviso molto utile, che è la gestione accessi usati in ambito B&B, agriturismo e case vacanze. Quindi avremo dei colleghi che vi daranno un'ampia panoramica per come gestire le principali richieste in questo tipo di prodotti. Anche in questo caso riceverete l'invito tramite mail oppure attraverso i nostri canali commerciali, oppure anche voi potete direttamente iscrivervi collegandovi al nostro sito dall'area formazione. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti quanti, vi saluto, una buona serata e arrivederci al prossimo webinar. Grazie a tutti e una buona serata. Grazie. Grazie Giulio e arrivederci. Grazie Giorgio, grazie.